Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio andarvi a spiegare come diventare famosi, diciamo così, su YouTube. Sapete che sul primo canale ho circa 175-180 mila iscritti, che pochi non sono. E quindi come ci si arriva ragazzi a questo livello? Ci si arriva semplicemente con le 5C. Molti dicono tante cose, per me sono le 5C. E ora andremo a parlare bene di queste 5C. La prima C ragazzi è la costanza, cioè io pubblico circa 3 video al giorno da un paio d'anni. Inizialmente ne pubblicavo uno al giorno, tanto che addirittura il mio motto del canale, sopra addirittura c'era proprio la copertina con scritto un video al giorno leva il dislike di torno. Però diciamo che comunque io al tempo, quando ho iniziato YouTube, andavo al liceo, facevo calcio, no non facevo calcio, andavo al liceo, facevo tennis, allenavo a calcio, appunto facevo video su YouTube. Poi avevo anche una vita privata, avevo una ragazza, avevo degli amici, quindi era più difficile pubblicare 3 video al giorno. Poi quando arriva all'università il metodo di studio cambia, adesso faccio nuoto, non faccio più tennis, non alleno più eccetera eccetera, magari sì, scrivo per numero DS, quindi le cose da fare ce le ho comunque, c'ho ancora la ragazza, c'ho ancora degli amici, però diciamo che riesco a trovare più tempo libero per fare ciò che mi piace. La costanza però ragazzi è importante nel mondo di oggi, nello YouTube di oggi ci sono molti più numeri rispetto allo YouTube iniziale. Cosa vuol dire questo ragazzi? Che se una volta pubblicare un video alla settimana era wow, mamma mia, grandissimo, hai una costanza della Madonna, ad oggi ragazzi pubblicare un video a settimana è niente. Una volta un video al mese era più o meno il numero di video perfetto per diciamo far successo su YouTube. Oggi non è più così. Oggi se non pubblichi almeno 3 o 4 video a settimana ti perdi nelle feed di YouTube, perché magari una persona come me che pubblica 3 volte al giorno, in bacheca ti esce a settimana 21 volte. Se tu sei uno di quelle 21, addirittura se tu ne pubblichi uno al mese e tu sei 1, 2, 4, 6, 8 di quegli 84 video miei, difficilmente riuscirai ad emergere. La costanza su YouTube è molto molto importante. Se tu vuoi emergere devi dare una continuità a quello che fai. La seconda C ragazzi è la coerenza. La coerenza in quello che pensi. Ovviamente si può cambiare ragazzi, cioè io sono diventato sportivo per quanto riguarda il calcio con gli anni, ho preso dei pensieri con gli anni, cioè per dire, io inizialmente dicevo il campionato a 16 squadra è il futuro, bisogna cambiare eccetera eccetera, adesso non lo cambierei mai, perché siamo arrivati a un punto che penso, scusate un attimo, ma che senso ha cambiare? Tanto alla fine la prima che viene dalla serie B viene comunque su, cioè per dire, chi è arrivata prima l'anno scorso? La SPAL viene comunque su. Ok, poi magari fa cagare, ma se fa cagare in un campionato, per dire, dico la SPAL, non vi offendete, a 20 squadre, che comunque può vincere almeno con quelle più scarse, pensate quanto possa far cagare in un campionato con 16, che con quelle altre non ci vince mai. Il pensiero si cambia, però la coerenza ragazzi è la cosa numero uno, cioè tu non puoi iniziare in un modo e finire in un altro, non puoi oggi dire una cosa e domani dirne un'altra. Il percorso di sviluppo ci sta, su YouTube si cresce, si migliora e si matura, però la coerenza è una regola fondamentale. La terza C ragazzi è la credibilità. Secondo me tu devi avere credibilità in quel che fai, cioè per quel che fai. Non deve essere un'occasione guardare il tuo video, deve essere un appuntamento fisso. Cioè ad esempio se io facessi visualizzazioni solamente con gli sfoghi, Non funzionerei perché? Perché è un'occasione lo sfogo. Magari oggi ti va di vedere il mio sfogo, ma un giorno direi che palle, questo si incazza sempre, a me non mi va più. Il mio canale segue una certa linea, che ok, ogni tanto va sui sfoghi e torna giù. Assolutamente sì, sfoghi, felicità, top 10, però c'è una linea che segue appunto tutto il mondo del calcio a 360 gradi. La credibilità ragazzi è importante, disegnate il vostro personaggio, cioè nel senso pensate a ciò che volete essere e non siate sempre diversi e non siate soprattutto stereotipati. L'occasionale, la persona, lo youtuber occasionale viene seguito solamente da persone che oggi hanno voglia, domani non lo avranno più. Il quarto punto ragazzi è la creatività. Dovete creare contenuti vostri, questo lo dovete mettere in testa. Cioè è inutile, se voi guardate un video di uno youtuber, per dire, no, sapete quanta gente fa il mercato che farei su YouTube da quando ho iniziato a farla? Ha voglia. Ma ora no, tu che magari hai 100 iscritti e parli di calcio, che fai il mercato che farei della Roma, ma la gente secondo te vede un video di uno youtuber che ce n'ha 170.000 o vede un video di uno youtuber che ce n'ha 100 e basta? Cioè è questo il discorso. Dove non arriva la potenza di fuoco, deve arrivare la creatività.
Perché sono emerso? Semplicemente perché ogni giorno sparo una serie nuova mai portata su YouTube, o comunque mai portata nel mio modo. Per dire, il fuck you time, il Q&A, l'hanno portato tutti. Io porto l'hashtag 10D. Ok, 10 domande e basta, ne scelgo 10, punto. Ok, magari è una cosa un po' particolare, una cosa molto simile. Sì, ma è un format mio. Hashtag 10D non esiste. È un format ripreso? Sì, ma è un format mio. La bombi o la passi? L'hanno portato tutti. L'ha mai portato qualcuno? Lo compri o lo passi edizione calcistica? È un format mio. E questo è il discorso. Dovete portare format vostri. Perché è inutile che andate a copiare gli youtubers con più iscritti. Perché una persona, un iscritto, andrà sempre a prendere l'altro video. L'ultimo punto, ragazzi, è la condizione originale. Non dovete cambiare. Non dovete assolutamente cambiare per nulla al mondo. Cioè, se cambiate per un processo che poi si vede negli anni, ben venga. Cioè, per dire, io non tifavo mai inizialmente, quando ero più piccolo, le italiane in Champions. Me ne fregavo. Adesso le tifo come fossero appunto la mia squadra. Non dico proprio come, ma insomma giù di lì un bel po' le tifo. Ok, quella è una condizione che si è evolta, ma la condizione originale deve essere quella. Non stravolgete il vostro canale per piacere di più. Mi raccomando, ragazzi, questo è un punto importante. Restate sempre quelli che siete, perché poi arriverà il punto in cui la gente vi chiamerà venduti. A quel punto, quando uno vi avrà venduti 2, 3, 4, 10, 50, a quel punto non ne potrete più fare niente. Magari sarete famosi, ma sarete famosi per i vostri dislike. Ragazzi, questo mettetevelo in testa. Questi erano 5 brevi consigli per come emergere nel mondo di YouTube. Fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate. Come sempre vi ringrazio per la visione. Buon ciao, e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video.